quella più semplice. L'attuazione della Costituzione, ripeto, l'attuazione della Costituzione venne concessa alla Chiesa per un sul piano del referendum, sul piano di qualcosa che credo che il buon Dio dette al Vaticano, così impari, perché si rivelò per quel che si rivelò. Quindi diciamo 71-72 poi di fatto venne là. Subito cominciarono le eccezioni, dovevamo fare il referendum dopo un anno, invece si fece dopo due o dopo tre. Leopoldiria che trovò il modo. Leopoldiria su questo ha fatto scuola. Cioè la Corte Costituzionale è quello che a livello di tipo di giuridicità è quella tutta di culturalmente è fortissima di Leopoldo Elia, che è di tipo canonistico e non laico, deroghe, proroghe, no, casi particolari, via dicendo, e questo è il suo tipo di forza, è forza nella, inserita nella storia controriformistica, non è un caso, controriformistica della nostra società. Allora, nel 74 accade che quel referendum, è vero che era il referendum fatto da Lombardi, insomma dal Movimento della Vita, ma è vero che poi in realtà quel referendum, perché diventa solamente nostro e di Loris Fortuna, perché? Perché a quel punto, quando il Vaticano cominciò a comprendere che cosa poteva significare, a quel punto cominciarono tutti i tentativi per far fuori il referendum. La Bossi, la Carrettoni, la Bozzi, eccetera. Una valanga di cose che riguardava il 75, l'80%, l'85% delle forze parlamentari. E a quel punto il Movimento per la Vita, il Vaticano, anche le forze, diciamo, meno laiche, non difesero, non gli fu permesso di difendere. E a livello parlamentare e politico la battaglia divenne, noi eravamo quelli che imposero il referendum contro questa fioritura di carrettonate, di bozzate, ma tante ce n'erano, le polacche, le altre, non dimentichiamole queste cose. E ci venivano proposte in modo ostruzionistico costantemente in Parlamento. Cioè, quando Augusto Barbera ricorda che noi usammo l'ostruzionismo fondato sul regolamento, però costringendo il Parlamento ad essere regolamentato in modo regolamentare, si dimentica che noi dicevamo sempre volevamo farla finita con l'ostruzionismo storico del Parlamento partitocratico, che a distanza di tot decenni non legiferava sui codici Rocco, non legiferava appunto sul codice civile, non legiferava su nulla di quelle cose nel quale non il bipartitismo, ecco qui dove viene fuori qualcosa di interessante credo per tutti noi. Quando all'inizio degli anni 60 Giorgio Galli riscosse il consenso di tutti voi parlando di bipartitismo imperfetto, noi soli credo che dicemmo una stranezza. No, il sistema è di monopartitismo imperfetto. Giuliano Amato poi nel suo intervento ricordato ieri in Parlamento dice: noi passiamo da una forma pubblicistica statale e parastatale dell'organizzazione partitica da uno a più, ma è il monopartitismo imperfetto. C'era in Giuliano, intanto lo applaudimo molto, siamo ben arrivato, è la prima volta che ci sentiamo solo. Ma allora che cosa accade? Accade che grazie appunto al contributo, io guardate, non è un fatto ipocrita, la forza giuridica e legislativa e l'intervento politico del nostro presidente emerito che ci ha lasciato, credo che sia Quintino, è stata enorme. Io ricordo Paladin che dinanzi alla prima sentenza importante, quella in cui ci si fece fuori concordato tutte riforma dei codici penali eccetera, con il principio di ragionevolezza, con una serie di altre cose inserite e catapultate, Paladin, che pure tutto era fuorché diciamo un radicale
era un laico, ma sicuramente non radicale, mi disse, su quello io fui, ero d'accordo con lei, speriamo in lei anche prima di morire, ero d'accordo con lei, ma non ce l'ha, capii in quel momento che, infatti ricorderete che 3 o 4 mesi prima della morte, Livio Paradin, come tanti altri presidenti emeriti, dissero, se qui accadrà quello che poi accadde, ed era chiaro che stava per accadere, sono sentenze politiche e non di tipo, cioè anticostituzionali contro la Costituzione, perché dopo avere concesso nel 74, poi fatto l'altro esperimento, non dimentichiamo il referendum storico, è quello che vide 2 nostri referendum su 7, grazie all'ostruzionismo, dico, degli altri, il nostro era di difesa, arrivare solo al voto. Finanziamento pubblico dei partiti e legge reale. Io ricordo alle 4 del mattino,